Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo qui davanti al Signore, mettiamo tutte le nostre intenzioni, tutti i nostri desideri che abbiamo nel cuore, soprattutto chiediamo il dono della pace, della serenità e della salute, e soprattutto della salvezza delle nostre anime. Per essere degni di partecipare a questi santi, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che è voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate e entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha le dei così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha la legge e norme giuste, come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma badate e guardate bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore. Celebra il Signore Gerusalemme,
Loda il tuo Dio Sion, perché hai rinforzato le sbarre delle tue porte, e in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. La sua parola corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. C'era il Signore, Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore, Gerusalemme. Che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Tutti noi conosciamo, dobbiamo conoscere la legge. C'è una legge civile che non ammette ignoranza. Se ti beccano e tu stai facendo qualcosa contro la legge, poi devi passare i guai attraverso la giustizia umana. E quindi a maggior ragione dobbiamo conoscere la legge di Dio, la legge naturale, che è scritta nei nostri cuori e che i comandamenti ci hanno ricordato, ci hanno insegnato. In fondo la legge è scritta già nel nostro DNA, non fa altro che ricordarci quello che siamo. Ma a causa della nostra fragilità e del nostro peccato, dimentichiamo i comandamenti. Dobbiamo averli sempre davanti agli occhi, come ci invita a fare Mosè nel libro del Deuteronomio. Ma la legge non bastava, e dice Giovanni nel prologo del Vangelo, la legge è venuta da Mosè, la verità e la grazia, da Gesù Cristo. E lui che dunque ci viene a portare la perfezione della legge. Abbiamo tante leggi, alle volte non ci capiamo più niente,
Ma dov'è il vero, dov'è il bene, dov'è il male? Chi dice una cosa, chi insegna un'altra? Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a dare pieno compimento. E quindi dovete osservare tutta la legge. Beh, però il Signore è venuto a semplificare, se vogliamo, tutto, dicendo cosa? Dicendo che è Lui la parola di Dio vivente, è Lui la legge, cioè la legge dell'amore. E dice San Paolo: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora la legge è in fondo il comandamento dell'amore che ci insegna Gesù sulla croce. Dobbiamo vedere tutto in questa prospettiva, perché se non abbiamo davanti agli occhi la legge dell'amore, il comandamento principale dell'amore, sulla legge non ci capiremo niente. Allora la perfezione della legge è proprio questo: siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, dice il Vangelo di Matteo. E San Luca aggiunge: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. La misericordia è sempre la meglio sul giudizio e anche sulla legge. Sappiamo quante volte Gesù si è trovato a dover combattere chi faceva della legge un idolo e quindi la trasformava, la rendeva impossibile da attuare, contro la stessa legge della carità e dell'amore. Allora, se vogliamo, dice San Paolo, contro queste cose non c'è legge, cioè contro la carità, contro lo Spirito Santo, non c'è legge. Cioè la legge si piega di fronte alla carità, di fronte all'amore. Non nel senso che possiamo cambiare la legge, ma la dobbiamo interpretare alla luce della croce di Cristo. Allora, se vogliamo semplificare, guardiamo a Lui, guardiamo all'amore di Gesù crocifisso e poi tutto il resto discende da sé. Allora saremo capaci di mettere in pratica i comandamenti. Sia lodato Gesù Cristo. Senza essere lodato. Di fronte alla seduzione del male sempre presente ed operante, siamo chiamati a porci con coraggio davanti alla legge di Dio che ci responsabilizza e qualifica come suo popolo. Preghiamo insieme dicendo: poni, o Signore, la tua legge nei nostri cuori. Poni, o Signore, la tua legge nei nostri cuori. Perché la Chiesa, umile creatura della parola di Dio, annunci sempre con fedeltà e coraggio il messaggio del Vangelo. Preghiamo. Poni, Signore, la tua legge nei nostri cuori. Perché le leggi che gli uomini si danno rispecchino sempre il meraviglioso ordine che Dio ha posto nel mondo e contribuiscano all'armonia e alla pace. Preghiamo. Poni, Signore, la tua legge nei nostri cuori.
perché i cristiani abbiano il coraggio di disapprovare e di non servirsi mai delle leggi umane contrarie ai principi evangelici del rispetto per la vita e del valore della famiglia. Preghiamo. Poni al Signore la tua legge nei nostri cuori. Perché i padri sappiano tramandare i figli con la parola e l'esempio, la legge di Dio, con lo stesso amore con cui hanno dato la loro vita. Preghiamo. Poni al Signore la tua legge nei nostri cuori. Perché l'amore è diffuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo, sia l'ultima e suprema norma del nostro comportamento di ogni giorno. Preghiamo. Poni, Signore, la tua legge nei nostri cuori. E tutte le nostre intenzioni che avete scritto, che sono nei vostri cuori, nei nostri cuori, soprattutto per la pace, la serenità e la salute, preghiamo. Cuore, Signore, la tua legge nei nostri cuori. Dio, nostra fortezza, che hai consegnato a Mosè la legge scritta, che l'ha impressa nel nostro cuore con il dito dello Spirito Santo, ascolta la nostra preghiera e rendici sempre fedeli esecutori della tua volontà salvifica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato,
renda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci annessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, il suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, fedetti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato.
Preghiamo. Il pane di cui ci siamo nutriti alla tua mensa, ci santifichi, Signore, e riscattandoci da ogni colpa, ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vado al microfono così si sente meglio. Come saprete, più tardi, cerchiamo alle 7.45, forse 7.50, di iniziare le preghiere del mattino, e l'ufficio delle letture e le lodi. Per quanto riguarda la giornata di domani, avevo pensato che, essendo la solennità di San Giuseppe, e una volta era anche festa civile, forse molti di voi non vanno al lavoro, sono a casa, e quindi considerare la giornata di domani come festiva, però è un'idea che lancio, e fatemi sapere, facciamo un sondaggio, se vi va bene celebrarla come festiva, quindi lodi più messa, nel caso mettiamo le lodi insieme alla messa, quindi inizieremo alle 8.30, oppure non vi va bene, avete da fare dopo e quindi lasciamo alle 7, sempre con le lodi cantate, però iniziamo alle 7. Fatemi sapere nei vostri commenti e quindi poi in giornata decidiamo l'orario della messa di domani. Lo stesso poi varrà per il giorno 25, che è un'altra solennità, e poi avremo anche un altro bel programma per il 25, per la solennità dell'Annunciazione, con il canto dell'Acatistos. Adesso, prima della benedizione, recitiamo la preghiera in tempo di coronavirus. O Dio, in questo tempo di paura, a causa del diffondersi del coronavirus, ci rivolgiamo a te, ti chiediamo perdono, perché spesso, vivendo come se tu non esistessi, ci ricordiamo di te soltanto quando siamo stretti dalle necessità e dai pericoli. Fa che torniamo a te con tutto il cuore. Guariscici innanzitutto dal virus della nostra incredulità, del nostro egoismo e del peccato. Virus che contagia e devasta il mondo più di ogni altro. Quando siamo isolati tra noi e da te, sentiamo il desiderio di incontrarci e di affidarci alla tua misericordia. Sembra evidente che tu ci hai creati per te e per vivere da fratelli e sorelle in umanità. Ti preghiamo, salvaci da questo virus che ci impaurisce, salva il tuo popolo perché possa tornare ad adorarti insieme nelle nostre comunità e nelle strade. Proteggi e consola i contagiati, gli anziani, chi è solo senza difese immunitarie. Sostieni quanti con generosità si pongono al loro servizio per curarli. Illumina quanti ci governano e quanti nel campo della ricerca scientifica stanno cercando le vie per uscire da questo contagio. Dona a tutti serenità interiore e la pace del cuore che nasce da fidarsi a te, Signore delle nostre vite e della storia, che hai dato te stesso per noi. Accoglimi la pienezza eterna della vita e dei funti. Tutto questo ti chiediamo per l'intercessione di Maria Santissima Immacolata, di San Giuseppe suo sposo, dei Santi Lorenzo, Agapito e Rosalia, nostri celesti patroni. Amen. Sempre a proposito della festa di San Giuseppe, come saprete, ci sarà un momento di preghiera proprio nazionale alle ore 21 con il rosario e quindi la supplica a San Giuseppe. Quindi noi ci collegheremo alle 21, cioè alle 20.30 con il rosario, l'adorazione, quindi reciteremo questo rosario che è stato composto dalla CEI e che
che io vi ho inviato anche a molti di voi su WhatsApp. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.